che carini questi polli! Ehi tu, ho un'offerta che non potrai rifiutare. Che infarto! Hai sempre desiderato di scavare minerali in modo completamente automatico? Sono interessato, ok. Perfetto, ora grazie alla nuovissima invenzione delle industrie Golems potrai farlo. Tutto ciò che devi fare è creare della Golem Substance. E i tuoi Golem scaveranno per te, in modo quasi gratuito. Golem Substance? Ma che figo! Lo voglio provare assolutamente, quindi ciao a tutti Creeper, io sono Celoffi e quest'oggi siamo qui nella svanilla con i polli, ma soprattutto con il Golem Spammino qui. Tieni, un uovo in faccia, tanto ne produco sempre di uova. Quest'oggi, grazie a lui, il nuovissimo... Sì, ok, adesso riprovo, dammi un attimo di tempo. Mamma mia, che eccessivo sto qui. Quest'oggi voglio provare quella roba che mi ha detto lui, ovvero dei golem minatori, che faranno una miniera gratis per me. Ma prima vi ricordo di entrare nel gruppo Telegram e Discord in descrizione, è importante per partecipare a video, live, eventi, robe varie che mi vengono in mente a caso, così, senza motivo. Quindi, golem... Substance. C'è un silverfish. No, grazie. Ma questa cosa qui è quello che ci interessa. Golem Substance. Ok. Possiamo farci, appunto, degli aggeggi per minare in automatico. Place on the ground. Some chest very close. Ok. Quindi, figo. Molto figo questa cosa qui. Ma la proviamo dopo, quindi il nostro amico là fuori dovrà aspettare un po'. Perché prima volevo fare un paio di cose utili. Visto che in uno degli scorsi episodi siamo stati presi a calci nel sedere violentemente da un robot, voglio un po' organizzarmi meglio. Le mie armi fanno schifo, la mia armatura è sfondata, quindi i minerali del golem ci aiuteranno a sistemare queste cose, ma mi servono anche armi nuove, tipo il leggendario Yo-Yo. Il ritorno, ragazzi, vi ricordate nella svanilla 1 che c'era lo Yo-Yo? Bene, finalmente potrà tornare, mi servono solo 4 diamanti e potrò fare tutto quanto. Anche poi un po' di stringhe che non ho, però per fortuna ho la farm di stringhe, ragazzi. Sotto casa qui ho questa roba qui che mi dà stringhe infinite praticamente. Ne bastava uno, ma chi se ne frega, magari in futuro ce ne servirà. E abbiamo lo yo-yo di diamante. Ve lo ricordate sto coso della svanilla 1? È fantastico, per ora togliamo l'arco. Vabbè, teniamo anche l'arco, teniamo tutto quanto, va. Meglio tutto che una cosa sola. Non so che sia un proverbio che mi sono appena inventato, meglio tutto che una cosa sola. Adesso ce lo incantiamo pure. Sharpness 1, però vabbè, fa 7 di danno, è fortissimo. Guardalo, lo yo-yo incantato definitivo, spazio sgravato proprio. Benissimo ragazzi, un giorno devo sistemare le ceste, sono molto molto belle e grosse, però un giorno potremo fare di più ragazzi, un giorno, però adesso non ho materiali per farlo. Fermarsi! Ehi, ciao, voi che volete da me? Io sono il conte Porkip III, vero erede al trono del regno dei maiali, colui che ha eliminato il grande Morok della palude occidentale e che attualmente gestisce il marketing della setta nera. Ah, piacere, io sono Celoffi. Lo so chi sei, tu sei il grande Celoffi, discendente del leggendario maestro Creeper, l'assassino di Non. Ma soprattutto, sei colui che ha ucciso mio cugino, il conte Piggy, durante la Grande Guerra. Ma è legna questo! Ok, morto. Ok. Mi ha dato pure il porkchop. Oddio, sono terribilmente dispiaciuto, anche se non ricordo minimamente chi fosse. Ma adesso non sono qui per questo. Io, conte Porkip, sono alla ricerca di un golem minatore fuggitivo. Consegnacelo e ce ne andremo in pace per ora. Sì, anche se è fastidioso, quel golem spammino non sta bene con voi ed è scappato per questo. Quindi lo proteggerò. Bene, allora prepararsi! Porca puzzola, sapevo che sarebbe finita così prima o poi. Io che aiuto sempre tutti e poi arrivano quelli che vogliono farmi fuori, insomma. Ok, uovo, vai! Non ha funzionato. Ok, porca paletta! No. Ok, qui la cosa è molto seria, ragazzi. Fermi, per prima cosa, evocare il mio amico. Dinosauro, Summon, ok. Aiutami, grande amico! Ok, questo è il mio territorio, non dovevate attaccare casa mia. Beccatevi lo yo-yo, la mia nuova arma definitiva, guarda come li tiene alla larga. Ok? Oh, caspita, ma questo è cattivissimo, ragazzi, c'è tipo un conte qui, ho pure ucciso il cugino, mi spiace. Ok, vai.
Pensi di osservarmi oppure sei intelligente come i dinosauri di Ark, devo dire, eh? Ok? Allora, questi qua sono alquanto scarsi. Lui invece fa sul serio però. Grande, grande dinosauro, menalo. Menalo, dai che è andato. Ok? Dai. Ok, lui è morto. Oh, tu te ne stai lì sopra bello tranquillo, eh. Ok, siamo rimasti noi due adesso. Fatti sotto. Uno sconto uno contro uno leale, signor Porkip. Ok, lui è fortissimo. Sta mazza, aia. Ok, yo-yo moment. Yo-yo moment. Lo yo-yo non è efficace su di lui. Non è efficace, ok, sì, efficace, efficace. Ah, tiè. Pensavi di potermi sconfiggere? Venire a casa mia e di farmi sedere a strisce. Te l'ho fatto io sedere a strisce. Quindi, grande conte Porkip, ti sei pentito di aver attaccato casa mia? Il conte non si pente di niente. Dirò ai tuoi fratelli cosa hai fatto oggi e te la farò pagare. Lo giuro sul mio nome di conte Porkip III. Ah, cavolo. Allora era uno dei sottoposti dei due fratelli. Lo sapevo che avrebbero mandato qualche sgherro a darmi fastidio prima o poi. La faccenda inizia a diventare seria. Ah, e anche questa è fatta. Raccogliamo un po' le robe che mi hanno dato. Allora, l'uovo, porca paletta. Ragazzi, ho fatto sto zaino, è stata la scemenza più immensa che ho mai fatto nella mia vita. Perché mi dà le uova di continuo, non ne posso più. Non ne posso più, sto impazzendo. Sono una gallina vivente, davvero. Ok, ah, c'avevo anche lo scudo, potevo usarlo, vabbè. Oddio, ma che è? Steel plate. Chest plate. 25%... Ah, figo! Praticamente fa schifo, però ha un quarto delle possibilità di bloccarmi completamente il danno. E poi delle ossa di Wither, che sono quelle per fare i cuori extra, ragazzi. Purtroppo non ho abbastanza materiali, quindi per ora ce li teniamo qui. Questa l'abbiamo fatta. Abbiamo sconfitto ancora una volta i nemici della strega. Ora, posso fare la Golem Substance? Perfetto. Ah, serve un casino di clay e lapislazzuli. Materiali che ho, però non ne ho tantissimi. Allora, vediamo un po' quanti ne riusciamo a fare. Così. Allora. In teoria... Vediamo un po', ne possiamo fare altri, sì. Oh, non si ammucchiano, che schifezza! Ce n'ho ovunque! Ok, vabbè. Dovrebbero bastare, suppongo. Infatti con questa possiamo fare le corde che sono essenziali. Mi under container. Ok. E mi sa che ne devo fare parecchie anche. Ok ragazzi, sto craftando tutto il necessario. Come vedete ho fatto un casino di queste corde e un casino di golem substance perché sono molto importanti, diciamo. Ok, ho fatto anche i blocchi di diamanti, ci mettiamo questo qui e questo qui per fare la miniera. Eccola qua. Potevo farla anche tipo di legno d'oro e basta, però io l'ho fatta di diamanti perché è enorme, 13x13. In questo modo spero che mi ridaranno indietro i diamanti che ho buttato via. Bene amici, dovrei avere tutto il necessario, te aspettami qui, facciamo che ti vengo a prendere dopo, eh? Quindi, guardate qua che casino di roba mi sono preparato, tutte queste cose qui che dovrebbero bastare, spero, boh, non so quanti golem possono evocare ognuna, suppongo uno a testa, poi, maledetti kraken che si aggirano, li evitiamo, di qua, fuori dal video, ho sistemato un po' la zona, vedete, è tutta molto bella, e ho fatto un ulteriore ponte, di qua... Vorrei infatti iniziare a sviluppare una specie di villaggio, tipo nella vecchia serie, vi ricordate? Ecco, è un po' tutto scosceso, brutto, però con calma si vedrà qualcosa potrò farlo. Intanto per prima cosa qui, là c'è l'abominio, siamoci attenti, porca paletta, mi sa che infatti sono troppo vicino. Ok, io quindi piazzo questo coso qui. Spero che gli vada bene la zona. Poi ci si mette sopra una chest e... no, aspetta, qui ci vanno le corde. Mi sa, credo, non so ragazzi, sto provando tutto, vedremo insieme. Ora, questi cosi qua vanno gettati in acqua e così diventano dei golem. Abbiamo l'acqua, io butto questo qui. La sta pigliando, ti sento. Ok? Sì. Ray! Ciao Ray! Benvenuto, sta dando lavoro. Si è fermato lì, ok. Bene. Allora, per prima cosa buttiamole tutte. Vediamo un po'. Così avremo i tizi. Ray. Ah, ecco! Mi sembrava strano che... Che cosa stai facendo te lì? Il pollo? No, senti, allora. Voi state facendo casino. No, Ray, attento che... Ti magna, Ray. Eccoli, stanno arrivando. Ok, Zack, Abe... Bello che c'hanno i nomi. Però, come vedete, lui c'ha la manina così perché dice... Oh, sgancia, paga... Perché lui vuole la sua paga per lavorare, ovviamente. Aspetta un secondo, posso... Ok... Così non lavora, è neutrale praticamente. Aspettiamo che finiscano tutti quanti, eccoli là, di fare.
perché vogliono essere pagati per lavorare, giustamente. E come si pagano questi? Devo chiederlo al tizio spammino. Iha! Vai, hop! Ale, ok. Il nostro amico è arrivato qui con noi e ci ha detto che per pagare i nostri minatori dobbiamo per prima cosa dargli un ruolo. Allora, così sono minatori, scavano. Però se io ci clicco di nuovo, appare un secchio, vuol dire che così raccolgono gli oggetti che scavano gli altri. Poi se gli diamo i lapislazzuli, non quello, vabbè, si è preso la carne del Kraken, loro iniziano a lavorare. Ale! E grazie alle corde che ho messo qui dentro, loro, vedete, le hanno piazzate e fanno andare su e giù le cose. Ok, sfonderanno completamente la montagna. Tu puoi anche sparire, grazie, che dai solo fastidio, fai rumori assurdi. E mi daranno tutte le ricchezze che essa contiene. E ovviamente, ciao amico. Sì, sì, li sto provando in questo preciso momento. Paga, sborsa spilla, compra, investi. A solda, proprio. Va bene, va bene. Tieni, Henry, il tuo lapislazzulo. Ed ecco che è tornato a scavare. Mamma mia, questi qua ragazzi si vogliono far pagare troppo spesso, non mi piace questa cosa. Va bene, comunque qua procede tutto bene, come vedete ho contornato la zona. Loro hanno quasi, attenzione, quasi, non ci sono ancora, ma sono quasi arrivati alla pietra. E fuori dal video vorrei un po' darci una sistemata alla zona qui, renderla un po' più bellina. Magari, che ne so, facciamo tipo una casetta per lo spam golem. Ho capito, li sto provando, sono lì, vedi? Perché sei così fuori di testa? E soprattutto perché quei cavoli di tizi ti davano la caccia? Questo me lo devi spiegare, eh? Che sei tipo un ribelle che ti ribelli al robot della strega, che ne so io. E ovviamente di questo non me ne parla, mi propone soltanto nuove offerte. Vabbè ragazzi, direi che possiamo concludere qui. Loro lentamente scaveranno tutto questo coso qui. Io fuori dal video magari lo abbellisco un po' tipo abbassando questa roba qui, perché devo un po' sistemare qua, è tutto così collinoso il mio mondo, non mi piace questa cosa. Quindi direi che per oggi possiamo concludere qua e posso anche riposarmi un po' mentre gli altri lavorano. E noi ci vediamo al prossimo episodio della Svanilla 2. Ciao a tutti! Sei sicuro che sia la cosa giusta da fare? Tornare alla Cerofil dopo così tanto tempo? Sì, è da molto tempo che non lo vediamo, ma sono sicuro che ha bisogno del nostro aiuto. E dopo tutto quello che abbiamo scoperto, non possiamo stare fermi a guardare. Dobbiamo dirlo a qualcuno.